Ragazzi, prima di lasciarvi a questa live reaction, volevo farvi vedere delle magliette. Allora, partiamo subito. Terza maglia dell'Inter, ragazzi. Terza maglia dell'Inter con tutti i dettagli particolari curati. Patch della Champions League con UEFA Foundation. Dietro la maglietta è pulita, senza personalizzazione. Altra maglietta. La prima maglia Nike storica dell'Inter, ragazzi. Di chi? Di Ronaldo. Il fenomeno, ragazzi, bellissima veramente sta maglia retro. Poi non abbiamo solo l'Inter, c'è anche la prima maglia del Paris Saint-Germain di questa stagione, anche questa senza personalizzazione. E poi infine la maglia del Manchester United, ragazzi, sempre di questa stagione, particolari e dettagli curati al massimo. Se volete anche voi magliette come queste, fino al 30 di novembre potete usufruire utilizzando il mio codice sconto di una promozione imperdibile, valevole per questo periodo del Black Friday. Vi lascio tutte le info e link qua sotto nel primo commento. Mi raccomando, ragazzi, le magliette le avete viste, quindi che aspettate? Andate subito a dare un'occhiata e buona visione. Mi chiama Dufres, ma sei un coglione! Che coglione, guarda! Mamma mia! È proprio un ciuccio quel Dufris lì, guarda. È proprio un ciuccio, guarda. Va a corrente alternata, fa di quelle cose allucinanti che manco non ti aspetti. Ma perché? Perché verso il centro? Perché? Perché verso il centro? Ripartenza, gol. Verso il centro, così. Così. Dumfries, Dumfries, cavoli, Dumfries. Fa cose allucinanti, poi quando fa le cagate le fa grosse. Adesso ti devi svegliare, punto, ti devi svegliare. Cioè, devi svegliare. Vai Ticus, vai Ticus. Grande Tolo, vai, vai! La Tula, la Tula! Andiamo! Turam e Lautaro Di. La Tula! Bravi! Ha fatto il classico gol alla Lautaro. Ma ci vuole tanto per fare gol a sti qua? Ci vuole tanto? Bravi! Bravi! Ma che movimento, ma che movimento! Vai, vai! Vai, vai! Vai, questa è. Ricordo mi sono divertito ai tempi di Stramaccioni. Vabbè ragazzi, secondo tempo che ha rispecchiato alla fine il risultato di questa partita, primo tempo nella quale c'è stato il botta e risposta sul gol che hanno segnato loro e poi ci hanno pareggiato, rimaniamo con la classifica invariata, però secondo me dovevamo vincere e si poteva e doveva fare di più, perché secondo tempo veramente di una noia mortale e è subentrata quella paura comunque di vincere in entrambe le squadre. Nella giornata d'oro è sempre Forza Inter, a Lisbona andiamo a fare la gita a testa a Napoli a domenica. Ciao a tutti ragazzi.